Cari amici, buongiorno. Allora, voglio fare questo messaggio direttamente dalla webcam su YouTube della Fede, il comunicato sulla fede, in quanto quello già eseguito non è andato in porto, non si è caricato. Allora, voglio finire questi due filmati che erano quelli della fede e quello della politica. Allora, la fede, devo confessare che è molto importante nel lavoro, di qualsiasi genere di tipo di lavoro. Negli studi soprattutto è importantissimo, io me ne sono accorto da quando dall'età piccina ho studiato alle suore di Lourdes di Napoli. Dopodiché, trasferendomi a Foligno, smisi gli studi di religione per motivi personali, ma all'età di 19 anni, 18 anni, partendo per l'esercito italiano, ripresi lo studio della fede, in quanto per avere un bagaglio culturale efficace e efficiente, pensai doverosamente, giustamente, di inserire anche gli studi della religione. Ora succede che praticamente questo studio della fede si è rivelato una immensa miniera di studio, perché da Foligno a Napoli le differenze ci sono nelle quantità delle tipologie di chiese, perché poi ogni chiesa, avendo il nome di un patronato, di un santo, ha una fede, ha un comunicato differente. I risultati di differenza sono che a Foligno sono circa 20-30 chiese, mentre a Napoli ne sono 450. A differenza di ciò, poi c'è da dire che a Napoli ci sono diverse chiese di altre tipologie di fede, di religione. Come attualmente io mi trovo a studiare o a pregare nella chiesa anglicana di Napoli, per capire questa realtà di differenza tra la chiesa cattolica cristiana e la chiesa anglicana, che c'è una sostanziosa differenza proprio nell'iter di autorità. La mia realtà adesso sono circa 13 anni di studio della fede, della preghiera, della religione, e la religione comprende anche il diritto, quindi anche una politica a tutti gli effetti, e in realtà è stato come un pezzo di rifinizione agli studi di diversi politici molto importanti, che hanno portato, diciamo, come dire, al taglio del nastro dei record degli studi dei settori politici. Questi anni di studio e di preghiera mi hanno portato a una grande soddisfazione nella realtà del sapere e della cultura, la coltivo tuttora attualmente. Ho anche assistito ai gruppi di preghiera di musulmani, ho anche assistito ai gruppi di preghiera di testimoni di Geo, ho assistito ai gruppi di preghiera catecumenali, vorrò assistere a quelli del protestantesimo. E, diciamo, vorrò assistere a tutte quelle preghiere che sono legalmente riconosciute e sparse in tutto il mondo, proprio perché è un settore il quale non si finisce mai di imparare e di arrivare. Questo comunicato lo sto inserendo questa mattina e sarà pronto già da adesso. Per me è un grandissimo piacere di aver fatto questo comunicato, perché io, come tutte e tante persone riuscite, la preghiera e la fede è indispensabile. A ciò vi saluto dandovi un bacione e buon proseguimento. Di buone vacanze, ciao!